si aspettava che certe logiche, almeno così mi ha detto lei per telefono, dobbiamo dire anche pubblicamente, si aspettava che certe logiche non avessero il sopravvento. Mi ha detto delle logiche, purtroppo basta vedere i voti nei paesi, nei circondari, capire questi blocchi di voti che sono arrivati a gente che sul territorio non c'è mai stata. Conferma tutto questo naturalmente. No, io non sono deluso più di tanto per il risultato, sono deluso invece che il messaggio che ho tentato di passare in questa campagna elettorale. Io ho fatto un anno e mezzo di incontri con associazioni, con cittadini e con imprenditori, ho fatto incontri anche con i vertici di Confindustria, con associazioni produttive e mi era sembrato in questa campagna elettorale che sulla base della drammaticità della condizione del nostro territorio e della Calabria intera, finalmente la gente avesse recepito questa esigenza nuova di abbandonare le vecchie logiche del voto raffazzonato, del voto cercato anche con particolare aggressività e finalmente avesse maturato un'idea nuova dell'elezione regionale, quella di privilegiare chi ha programmi, chi espone programmi, chi vuole anche sulla base e voleva sulla base della sua esperienza e della sensibilità personale, ecco, voleva che alla simpatia per quello che andavo esponendo, per intenderci, corrispondesse anche il voto poi nel segreto dell'urna. Questo non è avvenuto e questa è la grande delusione, lo dico con grande serenità ma con grande franchezza. Forse ancora non siamo pronti per un voto che privilegi i problemi soprattutto e che non privilegi il comparato, il voto per l'amico solo per l'amico e quindi scommetta sul proprio futuro. Diciamo che la vera delusione per me è stata questa, che io ho affrontato un anno e mezzo, due anni, non di campagna elettorale, una campagna d'ascolto prolungata in ogni angolo della provincia. Mi era sembrato, attraverso questa campagna d'ascolto, di aver avuto un consenso potenziale anche importante, che mi si dice fino all'ultima settimana era a portata di mano. Tutti mi dicevano, almeno io non avevo più di tanto la sensazione, anche se coglievo questa simpatia. Questo si percepisce un po', no? Si percepisce, certo che si percepisce. Poi però, come a me capita, per la verità è capitato anche qualche altra volta, io sono eletto sempre fino alla settimana precedente, alla domenica precedente al voto. Quindi non è poi nuova, mi è capitata qualche altra volta questa cosa, io sono stato anche consigliere regionale, con ruoli anche importanti, ma stavolta è stata particolarmente deludente proprio per il taglio che ho dato alla mia campagna elettorale. Appena arrivato in prefettura, chi gliel'ha detto? Che... No, in prefettura non ho trovato il funzionario, appena sono arrivato io lui era andato via. A dire il vero, ancora prima ero andato, ma ho trovato probabilmente la persona sbagliata che mi aveva invece indicato come luogo dove informarmi un distaccamento della prefettura che opera presso l'ex distretto militare. Sono andato presso l'ex distretto militare e mi è stato detto: guardi che probabilmente chi l'ha indirizzata qui si è sbagliato. Sono ritornato presso la sede centrale della prefettura e nel frattempo il funzionario era andato via. Per cui, così un po' sconfortato, ho ripreso la mia auto e ho iniziato praticamente il mio percorso di ritorno verso Rizziconi e da lì i messaggi che mi arrivavano di auguri, perché era stata data la notizia attraverso gli organi di stampa della mia elezione, quindi a tutti gli effetti. Quindi ufficialmente l'ha preso dai giornali, cioè complimenti. Sì, da chi mi faceva i complimenti e poi dalla stampa, sì. È un motivo. La chiamata di Callipo è arrivata? Sì, anche la chiamata di Callipo, e devo dire che quest'uomo
indipendentemente dal fatto di essere di parte, mi ha particolarmente affascinato per la sua semplicità e la sua spontaneità. Nulla di registicamente preparato nel suo modo di dire, di parlare, molto pratico, tant'è che anche quando abbiamo avuto modo di solo per un momento mettere in discussione alcuni aspetti, il fatto di fornire agli interessati, io resto in Calabria, un programma, lui ha detto dobbiamo partire dalla realtà, dobbiamo essere concreti, un conto è avere delle idee e un altro conto è la realtà, per cui riserviamoci nell'andare a dare indicazioni su quello che sarà il nostro programma.